Bentornati amici con Tafti la sacerdotessa. Oggi parleremo della tricina delle intenzioni. Come sempre, miei carissimi amici, ripassiamo le lezioni. La realtà è qualcosa che si è già compiuto. Non potete cambiare ciò che si è già compiuto e tuttavia cercate di cambiare la realtà che vi è stata data nel fotogramma in corso. Per questo il futuro non dipende da voi. Cosa dovreste fare allora? Impostare la realtà in anticipo e non lottare con la realtà in atto. Avete a disposizione due funzioni di controllo, l'attenzione e l'intenzione. Per quanto riguarda l'attenzione, ci siamo già chiariti. Essa è responsabile della vostra lucidità. L'intenzione, invece, è responsabile delle vostre azioni. Per intraprendere qualcosa, dovete innanzitutto averne l'intenzione. Quando state già facendo qualcosa, l'intenzione si realizza nell'azione. Tuttavia, le vostre azioni riguardano il fotogramma in atto e vengono realizzate in esso perché l'intenzione è rimasta bloccata in questa inquadratura. È come quando la vostra attenzione si incolla a uno degli schermi. È proprio come l'attenzione a due schermi, l'intenzione a due centri, uno interno e l'altro esterno. Il centro interno è responsabile di tutte le solite funzionalità e si trova nella parte frontale del cranio. Si tratta dell'intenzione ottusa limitata. Quando vi concentrate, la fronte si corruga. Quando siete intenzionati a fare qualcosa, i muscoli sono tesi. I muscoli vi consentono di eseguire azioni primitive nell'ambito del fotogramma corrente. Il centro esterno voi non lo usate affatto, nonostante sia responsabile del movimento del fotogramma futuro. Dove si trova il centro esterno lo potete determinare immediatamente, proprio ora. Ognuno di voi possiede la tricina dell'intenzione. Si tratta di un intreccio energetico del tutto simile a una normale treccia di capelli. Non è visibile, ma siete in grado di percepirla come una parte fantasma del vostro corpo, una parte che un tempo c'era e che in un certo senso c'è ancora. Non penzola, ma sporge, inclinandosi verso la spina dorsale. È una treccia proprio buffa. Alla sua estremità si trova il centro esterno dell'intenzione. È posto tra le scapole, non in prossimità della schiena, ma a una leggera distanza. Dove si localizzi con esattezza lo capirete intuitivamente. La distanza precisa non ha una grande importanza. È sufficiente prestare attenzione a questo punto e lo percepirete. Se ancora non riuscite a sentirlo, leggete più avanti il capitolo La trecina con i flussi e capirete tutto. Il principio d'azione del centro esterno è molto semplice. Bisogna spostare l'attenzione sulla punta della trecina e immaginare la scena di un evento che vorreste attirare nella vostra vita. Ciò facendo, finirete per illuminare il fotogramma futuro ed esso si incarnerà nella realtà. Potreste chiedermi, miei cari, come tutto ciò sia possibile. Come mai è una cosa così semplice e voi non la conoscevate e non la usavate? Il fatto è che vi trovate profondamente impantanati nel fotogramma in corso. Siete abituati a guardare ciò che vedono i vostri occhi. Ed essi vedono solo ciò che è di fronte a voi. E in più vi sembra che tutto quello che potete fare, lo potete fare solo con quello che vedono i vostri occhi. Ma dove sono i vostri occhi? Guardano fissi lo schermo esterno. Se poi c'è qualcosa che non va, vi immergete nello schermo interno delle vostre riflessioni e dei vostri rimuginii. E qual è l'oggetto delle vostre riflessioni e dei vostri rimuginini? Di nuovo, è tutto ciò che state vedendo o vi sta succedendo. Ecco quindi che risulta che l'attenzione non vi appartiene e l'intenzione è subordinata non alla vostra sceneggiatura. Siete in grado di inventarvi una vostra personale sceneggiatura, però poi non sapreste come realizzarla. A volte sognate o volete qualcosa dal futuro. Ma il fotogramma futuro può essere dominato solo dal centro esterno dell'intenzione, mentre voi siete abituati a usare solo quello interno, quello della vostra intenzione frontale ristretta. Il fotogramma in corso è la vostra illusione, la vostra trappola, proprio così. Benissimo amici, per oggi è tutto, al prossimo capitolo. Ciao ciao!